Ed eccoci alla 49esima puntata della rubrica di Luino Notizie Musicisti del Luinese. Siamo sempre nel Luinese e siamo a Mesenzana. Forse è la prima volta che siamo a Mesenzana, così vado a memoria, eh? E se siamo a Mesenzana è grazie ad Antonio Davì. Grazie, grazie che sei venuto. No, è stato un piacere, anche perché ci siamo conosciuti quest'estate. E la domanda iniziale che faccio sempre a tutti è: perché suoni? Perché? Bella domanda. Anche io me lo sono chiesta, specialmente adesso che ho 44 anni. Me lo chiedo tutti i giorni. Ma perché? Non potevo fare il falegname come mio padre, no? Beh, perché? Perché boh, è una passione che è nata quando ero bambino. Ancora mi ricordo questo pianoforte verticale a casa mia. Che praticamente non lo suonava nessuno, mio padre strimpellava un pochettino, lui suonava la chitarra, però c'era questo pianoforte che era chiuso, allora avevo 9 anni e mezzo circa, no? L'ho scoperchiato, era un po' sporco, mi sono messo la prima nota, due note, facevo così, e poi praticamente ho cominciato a fare tutto per ore e ore a fare così nel pianoforte, inizia a provare, no? E mia madre dice, questo 9 anni. Dice, mi sembra un pochettino fuori di testa, non lo so cosa vuole, no? E la sera, quando mio padre è venuto dal lavoro, è tornato dal lavoro, mia madre ha raccontato questa cosa, che sto tutto il giorno lì nel pianoforte, e lui ha provato. Prima mi ha insegnato la scala di Do maggiore, no? Me l'ha insegnata lui. E poi, dopo un poco che stavo tutto il giorno lì sempre, invece di andare a giocare a pallone, che mi bussavano per andare giù a giocare a pallone, i miei amici, lui mi ha preso un maestro privato, ho fatto 6 mesi di Lezione. lezione, sì, e poi dopo 6 mesi ho fatto l'esame di ammissione al Conservatorio di Palermo, allora Vincenzo Bellini, adesso si chiama Alessandro Scarlatti, e niente, sono entrato e poi ho fatto i miei 10 anni di Quindi studio, diplomato al diplomato al conservatorio. Conservatorio, Ok. diplomato vecchio Il ordinamento. coordinamento, sì, esatto. La tua ispirazione, però, chi è che volevi suonare? Chi era il tuo idolo? Beh, all'inizio, quando ero piccolino, mi piaceva tantissimo comunque la musica leggera. Ascoltavo tanto, mi piaceva Fabio Concato, non so perché. Mi piacevano i Pooh, no? Poi praticamente con la 12 anni, 13 anni, ho cominciato a sentire il mio maestro mi diceva perché non ascolti il signor Michel Petrucciani, no? E quando ho ascoltato Michel Petrucciani ho detto, ho sentito quello che nel pianoforte, diciamo, non avevo sentito ancora fatto in questo modo, no? E ho detto, è questa la mia strada. E quindi ho cominciato a studiare, ovviamente ascoltando cosa diceva Michel Petrucciani, anche facendo la musica classica, perché lui suonava 7-8 ore al giorno ed è un pianista classico, e quindi per arrivare a quel punto lì, ecco, mio maestro mi diceva, guarda che devi farti una tecnica abbastanza complessa, devi stare lì, allenarti tutti i giorni, e quindi poi lì ho cominciato a suonare Beethoven, Mozart, tutti i classici, no? Bach, Chiaro. chiaro, no? E poi dentro mettevo anche Michel Petrucciani e Cicorea, e che sono due mostri, e quindi questo è, diciamo, l'inizio. Quindi abbiamo capito che abbracci tutto, dalla musica leggera al jazz alla classica, non ti Sì, la fermi. musica, per me la musica, esiste la musica, poi i generi, no? È una cosa soggettiva. Però io penso che il musicista, no? Oggi, e c'è la prova proprio anche dell'intelligenza artificiale, no? Se ho fatto praticamente delle prove, no? Che ci sono queste Programmi, intelligenze, sì. questi programmi, no? Che tu praticamente dici, guarda, fammi questo stile, fammi queste cose, e lui ti compone. Ok, ti compone. Ma ti compone che praticamente è senza cuore, meccanico, è un computer. È chiaro che lui, se tu gli dici, guarda, componi come Beethoven, componi come un pezzo pop di Elton John, ti fa le differenze, no? Però è sempre scarno, manca proprio di cuore, capisci? Quindi il musicista oggi deve veramente saper fare tutto se vuoi vivere di questo mestiere. Giusto, giusto. Questo è chiaro.
Tu poi appunto hai fatto il conservatorio, quindi presumo che ti ricorderai la prima volta che hai suonato davanti a un pubblico. Beh, chiaro, ma la prima volta che ho suonato davanti a pubblico non è stato quando, a conservatorio. Dove? La prima volta è stato praticamente, me lo ricordo, è una storia fantastica, ma è così, no? È la verità, non è una cosa inventata, no? Io mi ricordo ancora quel 31 dicembre del 1990, me lo ricordo come fosse ieri. Erano le 10 di sera, no? Eravamo a casa che stavamo festeggiando il Capodanno. No? Io con i miei fratelli, la mia famiglia, tutti lì, i miei zii, no? Mio padre squilla il telefono alle 10:30 e praticamente lo chiamano e dice: alla fine io non ho capito la telefonata perché stavo giocando, la telefonata era questa. Hanno chiamato mio padre per andare a suonare perché il tastierista, neanche perché mio padre suonava un po' la tastiera, Sì. no? Dice, il tastierista ha avuto un Malore. malore, una cosa, e non è potuto venire. Allora, puoi venire Sebastiano, il nome di mio padre, no? Puoi venire a suonare. Ok, e lui ha detto, va bene, solo che qual è il discorso? E lui mi fa, dice, Tony, a casa mi chiamano Tony, no? Tony? Ah, tu vuoi essere Antonio? Dice, Tony, preparati, andiamo. E io onestamente ho capito, 10 anni, no, no, scusami, 9 e mezzo, anni 90, 9 e mezzo. E mi fa, dice, Tony, preparati che dobbiamo andare. Penso che vuole compagnia mio padre, no? Ok, andiamo. Facciamo questi 10 minuti di strada prima di arrivare a questo posto qui. E entro con mio padre, con la mano entro. E mi fa, e dice, Sebastiano, dai, la tastiera è pronta, dai, cominciamo a suonare. E mi fa, dice, io? Qua c'è mio figlio. Erano tutte persone di 50-60 anni. Mi guardavano così, no? Dice, ma questa cosa piccola cosa deve fare? No? Alla fine praticamente ho suonato io. E ovviamente ho suonato, è stato, diciamo, se si può usare quella parola, proprio Sì, sverginato, ecco. certo. E lì è stato veramente, per me è stata una cosa incredibile, capisci? 9 anni e mezzo a suonare lì, ho il Capodanno, ok, con gente che sa suonare, che sa fare quel mestiere lì, va bene. Camuffano, però è stato la prima volta, ecco, questa. Bella, Que la prima volta è quella, bella, questa. bel racconto, bello. E invece ti chiedo qual è la volta che ti sei esibito davanti al pubblico che ti è piaciuta di più, quella che ti ricordi di più, la più bella secondo te. La più bella per me è stato l'ultimo esame in conservatorio. È stato incredibile. Ho fatto un'ora di concerto è stato veramente bello perché c'era la commissione che era veramente entusiasta alla fine della mia polacca, no? E sì, lì è stato bello, emozionante. Quando finisci tu un esame del genere, esame che poi è il concerto finale, no? E veramente lo vuoi rifare 100 volte, Ci no? Non c'è credo. stato nessun applauso, niente, silenzio. Però quando ho finito, no, lo sguardo della commissione, quello mi ha, lo sguardo, come dire, contento, perché ovviamente non è un concerto vero e proprio dove c'è il pubblico. Il pubblico c'è, ma sono tutti studenti e maestri. Capisci? Quello è stato veramente un concerto che da adesso in poi comincia veramente che tu devi fare il musicista, ecco tu. E la tua vita inizia in quel momento, quando finisci la scuola. Capisci? E non è facile. Infatti mi trovo al nord Italia, io vengo da Palermo, mi Esatto. trovo al nord Italia per questioni di lavoro, no? Però qui adesso sono 20 anni, quindi mi sento comunque un po' luinese, un poco delle valli, no? Certo. E ovviamente vivo qui, ma ovviamente la mia vita musicale è in Svizzera, in Germania e anche oltre. E Sì, anche oltre. sei anche molto conosciuto qui perché sei già stato nominato in altre interviste, Sì. quindi bene o male Sì, hai qualcuno già, mi conosce sì, quasi. infatti hai già. E tra l'altro sei uno tra i pochi che abbiamo intervistato che vive di questo, Vivo di perché questo, io sì vivo esatto. di questo, sì. Dicevi appunto che soprattutto Svizzera e Germania, qual è la componentistica o il lavoro maggiore che fai? Cioè dove? Sì, Dove? dove e in che cosa, in che campo? In che campo? La musica classica è Germania, più concentrata in Germania. Poi ci sono altri posti, per esempio la Russia, e lì praticamente porto la musica italiana,
fatta a modo mio, col mio stile, e loro amano gli italiani, e allora anche lì a Mosca, qualche volta in Francia, faccio la musica italiana. Però diciamo che la maggior parte delle volte faccio musica classica. E anche musica classica anche riarrangiata in jazz. Ho fatto anche un CD che si chiama Piano Fusion, ed è fatto con il trio jazz, contrabbasso, batteria e pianoforte, dove che praticamente i pezzi di Mozart, Scarlatti e Chopin, riarrangiati in modo Latin jazz, jazz. Bello, bello. Comunque sono sempre lavori che tu fai dal vivo, o lavori anche per radio, lo fai per incisioni. No, faccio dal vivo, Un live, un live, esatto. sì, Quindi questo è live. il tuo Faccio anche, mestiere il è mio il mestiere è live. È questo, il il live. live, sì, assolutamente. Assolutamente, Ok, no, niente radio, ma sono in live. ok. Ok. Quello che invece io volevo parlarti è perché è più nelle mie corde. Dell'esibizione che abbiamo visto quest'estate a Germignaga, perché tu, insomma, grazie a Bertocchini, al suo chitarrista e soprattutto ad Anna Gillespie, hai improvvisato quella sera. Sì, quella, diciamo che ti dico la verità, è stata la prima volta che facevo blues, non l'ho mai fatto. E Meno difatti, male. io ho detto a Dana, no, che ci siamo visti il giorno prima, è così, cioè, detto, sono venuto qui, facciamo un repertorio, vediamo che cosa devi, così io studio prima, domani magari mi metto adesso 2 orette a studiare, ascoltare, no. Dice, è blues. Io sono convinto che blues sono sempre il giro armonico, quando tu hai l'esperienza, ok. Però è blues, però è stato un po'. Sul jazz ancora, però blues è stato rhythm and blues, rock and roll, è stata un'improvvisazione anche perché ho suonato la tastiera, Sì, non il pianoforte, certo. quindi è stata una bella serata. Riuscita perché Riuscita. Le io e mia moglie eravamo dietro il palco, quindi eravamo proprio di te, abbiamo visto le mani, mani, quindi è il divertimento, esatto, è ecco, è stato, divertimento, mi sono divertito tanto, sì. esatto. Senti, io ti chiederei a questo punto, come sai, da tradizione di questa intervista, è una piccola esibizione. Cosa ci fai ascoltare? Io penso, perché no, di fare un pezzo che ho scritto io, perché no, essendo che sono anche compositore in età avanzata, ecco, con 34 anni ho scoperto che mi piace anche comporre, Scrivere. scrivere, che dopo che studi tanta musica, no, ti viene quella voglia anche di scrivere, no? Allora, vi faccio sentire un pezzo che si chiama Palermo Dormi. Questo pezzo qua l'ho scritto quando avevo 17 anni. L'ho scritto guardando Palermo da Monreale. Monreale praticamente è un paese che si trova sopra Palermo e da questo punto qui tu vedi tutta la città di Palermo e a questo punto vedi Palermo dormire perché l'ho scritta che era sera, notte anzi, no? E si chiama Palermo Dormi questo. E allora, adesso ascolteremo Palermo Dormi. Ok. Thank you.
Ciao.